Monaci, 36 ce n'erano, signora, 36 per il motivo che ti ho detto, per i secondogeniti. E questi monaci vengono qui nel 1300, ma esplodono come importanza 500 e 600. Pensate, dovevano essere monaci eremiti. Si fanno questa chiesa, quella loro modesta casa, per fare tutto ci sono voluti 150 anni, chi l'ha iniziata non l'ha vista finita. Vedete, vi mostro le cose più importanti, la parte di sotto più semplice, questa è una basilica papale, c'è lo stemma del Papa, ma la parte più bella è quella centrale, guardate, tutti gli elementi del barocco leccese, i fiori, la canto, la frutta, vedete questo santo che sta lì? Era un vostro compaesano, San Pier Celestino, Celestino V, quello che Dante mette nell'inferno, no? Colui che per vent'anni fece il gran rifiuto, il fondatore dei Celestini. Quest'altro santo invece è San Benedetto da Norcia. Che c'entra San Benedetto a Lecce? C'entra perché i Celestini seguivano la regola dei Benedettini, ora et labora, prega e lavora, solo che questi monaci lavorano, non tanto lo praticavano. Stanno bene. Celestino V, sì signora. Ma questa facciata è un'enciclopedia, ogni particolare ha un significato, eh? Vedete il rosone, quello è il biglietto da visita di Lecce nel mondo, è tutta pietra. Tutti quegli animali che vedete là sotto, quelli simboleggiano i casati che parteciparono alla battaglia di Lepanto, cristiani contro turchi. Secondo, la lupa di Roma, l'aquila dell'impero, il drago di Genova, il leone di San Marco, l'orso degli orsi. Vedete quel terzo personaggio che sta di là con le mani così in alto? Quello è un turco dopo la battaglia di Lepanto. Messo in quella posizione significava che allora la cristianità schiacciava l'Islam. Tutto un lusso, uno sfarzo, non serviva a niente, serviva soltanto a dimostrare la potenza dell'ordine rispetto agli altri. 36 genere. Erano monaci ricchissimi, sfondati di ricchezza questi, eh? E la stessa ricchezza che sta fuori, adesso entriamo e vediamo all'interno. Mi sto calibrando il tempo per... Allora, i signori che non entrano si possono conoscere. Allora, questo profumino, allora, Basilica di Santa Croce, questa, signore, se volete sedervi, potete. Questa era una basilica dedicata alla Santa Croce ed è stata costruita in due tempi, la parte inferiore del 1300, la parte superiore del 1600. Nella parte inferiore le cose più belle, vedete i capitelli uno diverso dall'altro, teste di profeti, di apostoli, di santi, non è che l'artista ha fatto la testa e l'ha incollata, quelli sono blocchi unici, eh? E... come pure questi altari, vedete, questi erano altari di famiglie private di Lecce, ricche. Si facevano questi altari, queste famiglie, per devozione al santo, alla Madonna, ma per farsi la tomba di famiglia sotto, stanno sepolti là sotto. La parte superiore invece è del 1600. Questo tipo di soffitto a cassettoni o lacunari, ma quello che vedete dipinto in oro, anche qui sono lamine d'oro zecchino. La basilica si dice di Santa Croce, però è una parrocchia di Lecce dedicata alla Santissima Trinità, vedete Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che è molto molto gettonata per i matrimoni. Qui vengono da tutte le parti d'Italia a sposarsi in questa basilica che è bella già di per sé. Ci sono tanti gioielli di arte, di storia, non ve li posso spiegare tutti, vi mostrerò le chicche della chiesa, le cose più belle. Questo a che serve l'editore? Fine 500, 600, 150 anni per fare tutto. Allora, se vedete che è tutta pietra, non è stucco, eh? Questo è il vero barocco leccese, non è quello carico di oro. L'oro viene qualcosa che viene aggiunto alla fine del 600 per abbellire. Il barocco leccese, vedete, è un ricamo che è molto fine. Venite di qua.
Guardate questo altare, signore, venite, se no vi parte il pullman. Io sto calibrando il tempo, sì. Non so se avete notato. Qui non ci basta. Vedete questo è l'altare tipico barocco leccese, le colonne tortili, il capitello corinzio, quelle colonne sono monolitiche, tutte d'un pezzo. Il blocco di pietra leccese arrivava a grezzo qui dalla cava. L'architetto dava il disegno, gli operai lo eseguivano. Una volta scolpita a terra la colonna, veniva montata sull'altare. Sapete con quale sistema? Sistema dei Lego, ad incastro. Il fusto si incastra nel basamento, la parte sopra. A rigore l'altare sarebbe smontabile. Ma io mi sono fermato qui, non per questo altare, ma per questo. Basilica di Santa Croce, si può credere o non credere, ma tutta questa basilica è stata costruita per custodire una scheggia della croce di Cristo che sta in quel reliquiario rosso al centro. Questa è stata portata dai cavalieri del Santo Sepolcro dopo le crociate. La festa di questa chiesa è il 14 di settembre, quando si festeggia la Santa Croce. Il 13 settembre. No, il 14. Ma noi facciamo la Santa. Quindi basilica per questo. Ecco, questa è famosa. È famosa nel mondo per i capitelli. Secondo molti critici il capitello più bello è questo. Guardate quegli angioletti come stanno giocando, vedete? Non è che l'artista ha fatto l'angioletto e l'ha incollato, è un blocco unico quello. Io non vi ho detto molti nomi, ma queste opere le ha fatti un artista leccese, si chiamava Giuseppe Zimbalo, che ha lavorato anche in Piazza Duomo. Pezzi grossi, guardate di qua, questo soffitto quando entra il sole, la luce radente o viene illuminato, luccica, perché quello che sta là sopra sono lame e d'oro. E qui c'è un colpo d'occhio. Questo è l'altare di San Francesco da Paola, il santo della Calabria, molto venerato qui, Vedete, c'è la profondità, la prospettiva. Tra le sei colonne ci sono 12 pannelli scolpiti in pietra che raccontano episodi della vita del santo. Tradotto in soldoni, quella è la biografia di San Francesco da Paola a fumetti, per chi non sapeva né leggere né scrivere. Come pure, già che siete qui, guardate questo crocifisso, questo Cristo, questa Madonna, il crocifisso, sono di carta queste statue, la carta pesta, l'arte di Lecce, da dove si vede che sono opere d'arte, dal pannello, dalla decorazione, ma la vera statua in carta pesta la dovete guardare in faccia, perché la vera statua in carta pesta deve avere gli occhi di vetro, gli occhi di cristallo, vedete, sono molto più espressivi degli occhi dipinti. Vedete che splendore questo altare, queste sono opere d'arte eccezionali. Dopo avete premura, diversamente è stupendo. Ma signori, è valsa la pena entrarci o no? Sì. Andare via da Lecce senza vedere questo qua è meraviglia. Non era da tutti diventare monaco celestino, Perché bisognava presentare quanti soldi e che uno portava. Notate la bellezza di questi capitelli, spettacolari. Questi erano altari di famiglie private, stanno sepolti sotto la famiglia, pace all'anima loro. Ha lasciato tutto per stare in piedi. Allora signori, prego, questo invece è l'altare di San Pier Celestino. Celestino V, colui che rinuncia al papato per ritirarsi come eremita, il fondatore dei Celestini. E questo all'Aquila, sì, questo è il battistero, perché questa è una parrocchia. Ti dico una curiosità, signore. Non vedete quel signore, quello che è l'arcivescovo invece? Non appena io sono andato a fare il ticket per, non appena ho versato i soldi, subito i soldi sono andati sul conto di quel signore. Guardatelo come sta sorridendo. Però se guardate bene, sorride per 84 euro. Sorride a metà, guardatelo bene. Ma la fate la pagata, perché siete
Oh Gesù.